Scegli la bambola giusta. Questa va bene. Ciao! Abbiamo realizzato un paio di orecchie di gomma piuma bianca. Chi ti ha un fiocco rosso? Crea un bel top con il tessuto rosa. Wow! Il velluto rosso può trasformarsi in un prendisole. Decora il prendisole con la faccia di un gatto. Mettile le calze bianche. Ha anche dei polsini. Yay! Kitty sta passando il tempo nella sua stanza. È tutto così carino qui. È una giornata perfetta per stare con le amiche. Ciao Kuromi, mi manchi. Kitty, la tua casa è bellissima. Eccoci qui, ciao! Si siedono sul divano. Dolcetti! Hanno tante cose interessanti di cui parlare. Vuoi creare una nuvola? È facile! Riempi il contenitore con l'acqua. Aggiungi un po' di colorante nero. Abbiamo trasformato una nuvola bianca in una temporalesca. Gli occhi sono spaventosi. Oh, il tempo sta per peggiorare! Che bel tempo! Ah, cos'è? Oh, sono così sfortunata! È appiccicoso! Ah, il mio umore è rovinato! Una nuvola temporalesca appare sopra di lei! Forse il mio gelato preferito salverà la giornata! Buono! Oh no, mi è caduto! Di nuovo la sfortuna! La nuvola si è arrabbiata ancora di più! Il gatto è bloccato sull'albero! Devo salvarlo! Poverino, vieni qui! Il gatto spaventato graffia la faccia della ragazza! Ah, è tutto rovinato! Che giornata orribile! Non dire così, è solo un momento, no! Tornerai a essere fortunata! Ecco, bevi questo! Kitty disinfetta le ferite della sua amica! La nuvola arrabbiata si allontana, lasciando alle ragazze delle caramelle! Misura le mani. Qui, gattino! Ha lasciato delle orme luccicanti. Aggiungi le zampe ai guanti. Kitty sta passeggiando in un parco divertimenti. Oh, una nuova panchina! Qualcosa di interessante! Wow, guarda questi palloncini! Scegli quello che ti piace! Kitty cerca di prendere un palloncino, ma i suoi artigli distruggono tutto! Aspetta, perderò tutti i miei prodotti in questo modo! Ho una cosa per te! Guarda, dei guanti morbidi! I tuoi artigli non graffieranno più le cose! Oh, sono così carini! Ecco, prova a prendere un palloncino! Wow, funzionano davvero! Posso giocare con il palloncino! Grazie, ciao! Bye. Fai delle pantofole, aggiungi i piedi nella carta stagnola. La pelliccia artificiale copre i pezzi. Completa un pezzo di argilla leggera con orecchie e zanne divertenti. È la faccia di Kuromi. Ci sono degli strass rosa scintillanti al centro. Non puoi comprare queste pantofole da nessuna parte. Non appena un'altra persona riceve delle scarpe volanti, il potere del volo scompare immediatamente. Ciao mondo! Oh, i piedi freddi! Dove sono le mie pantofole nuove? Oh, sono così morbide! Ma devo abituarmi a camminare! Oh, oh, oh! Lo sapevo! Esatto, possono volare! Wow, saltare è molto più facile! Yay! Kitty mi ha fatto un grande regalo! Crea il corpo di un orso con l'argilla leggera. Zampe e testa. Che bel musetto! Tre orsetti rallegrerebbero chiunque. Mettili all'interno della borsina. Sono adorabili! È il compleanno di Kitty. Ha invitato le sue amiche in un locale per festeggiare. È ora di aprire i regali. Prima io. C'è una grande sorpresa qui. Vediamo. Wow, degli orsetti super carini. Grazie, Kuromi, li adoro. Ragazze, guardate. Le invitate guardano i giocattoli. Che bel regalo. Il polistirolo si è rotto in pezzi. Metti la batteria all'interno del taglio. Sbarazzati delle perline. Ci serve solo la scatolina. Fai un'apertura.
e aggiungi una fila di luci a LED. La luce notturna di Kuromi è decorata con orecchie nere e colletto. Un teschio e gli strass brillano al centro. La sera Kuromi torna a casa. Oh, che giornata impegnativa! Sono così stanca! È ora di fare un pisolino. Sono così coraggiosa che riesco a dormire senza luce accesa. Uno strano rumore la sveglia. Cos'è quell'ombra? Un pipistrello! Ah! Kuromi trema dalla paura e abbraccia il suo orsacchiotto. Oh, una luce notturna! L'accendo. Che luce sia! Oh, le ombre sono scomparse! Ora posso finalmente dormire. Fai un telefono. Installa il blocco principale e un paio di accessori per la cornetta. Colora il telefono di rosa. Aspetta, filo, non scappare! Questo filo trasmette il suono. Ehi, Kitty, rispondi! Kuromi è andata a trovare sua nonna per il fine settimana. Nonna, devo fare una chiamata. Oh, tesoro, non c'è linea qui. Puoi usare il telefono fisso. Wow, è così insolito. Tu telefona, io vado a fare i biscotti. Cos'è questo dispositivo? Dov'è il pulsante di chiamata? Ci è voluto del tempo, ma ho capito. Pronto, Kitty? Non ci crederai. Tesoro, ho portato i biscotti. Kuromi non si ferma nemmeno per mangiare i biscotti. Le amiche parlano per ore. Non mi aspettavi? Ehi, dacci un contagocce. Taglia un pezzo. Coloralo di verde. Possiamo fare un frullato di erba gatta con questo frullatore. Sigilla con un tappo di sughero. Tutti i gatti adorano questa bevanda. Kitty e Silver hanno un appuntamento in un locale. Cameriere, portaci il miglior frullato per gatti. Okay. L'hai già assaggiato? No, ma deve essere buonissimo. Scopriamolo. Please. Ha un odore strano. Cos'è? Posso invitarti a ballare? Certo, la pista da ballo è tutta nostra. Kitty calpesta il piede del suo partner. Ops, scusa. Andiamo a fare una passeggiata. Fai dei petali di carta crespa. Forma dei boccioli sul filo floreale. Questi fiori sono bellissimi! Questo vaso di fiori lilla tornerà utile. Prendiamo in prestito della terra da un'aiuola. È una bella pianta d'appartamento! Kuromi è andata in un ristorante elegante. Cameriera, sono affamata! Benvenuta, cosa vorresti ordinare? Portami le prelibatezze più gustose! Certamente! Il tavolo di Kuromi è pieno di cibo! Una torta? Assaggiamola! Non è buona! Pollo arrosto? Ma volevo qualcosa di diverso! Sono iris! Sembrano buoni! Non mi sta guardando nessuno! Gnam! Delizioso! La cameriera è scioccata! Mangiane ancora! Buon appetito! Li porto a casa e li finisco più tardi. Hai un ottimo menù di fiori. Crea i pezzi per fare un cappotto di tessuto morbido. Farà freddo senza maniche. Molto meglio. Che cappotto alla moda. Decoralo con un fiocco. Kitty sta guardando dei video sui gatti. Sono così carini. Oh, questo deve avere freddo. Aspetta, e io? Anche io voglio la pelliccia. Persino i miei giocattoli ce l'hanno. Idea. C'è il mio vecchio cappotto qui da qualche parte. Trovato. Ora sono soffice. Vado a fare una passeggiata. Un'amica la sta aspettando al bar. Fa caldo fuori, perché indossi un cappotto? Mi serve, sono un gatto peloso. Sembri un gatto anche senza. Hai le orecchie. Immagino che tu abbia ragione. Togliti il cappotto. Ok, mi hai convinta. E continuano a mangiare il gelato insieme.